si è spenta un'altra luce sul palcoscenico dell'arte e della cultura. A pochi giorni dalla scomparsa del professor Emiddio Di Giovanni, insegnante per decenni di educazione tecnica prima nella capitale, poi a Villa Lemba di Ascoli e a Castiglione Messere di Mondo, dove concluse la sua carriera pur breve di educatore. Appassionato e cultore di musica classica, di arte, all'indomani della sua morte furono molti amici e conoscenti che vollero giustamente ricordarlo come cultore, e mi riferisco alla cultura politica storica che lo appassionava moltissimo. Fu un grande studioso e cultore della prima e seconda guerra mondiale e del fascismo, che l'appassionava morbosamente, moltissimo diciamo, che amava sempre citare da Cavour a Giolitti, da Croce a Popper e lo stesso Mussolini. Di Giovanni, come era solito chiamarlo a gran voce Tonino Di Patrizi, e lui di rimando Di Loreto, Mimì per gli amici, era nato in quel di Assita, ma presto, adolescente, perse la madre. La mancanza di affetto e sostegno familiare lo porta a rifugiarsi a casa del nonno Loreto, domiciliato a Bisenti. È qui che vive più intensamente, frequenta la scuola e si inserisce nel tessuto sociale. Sì, dicevamo, frequenta la scuola di avviamento a tipo agrario, si licenzia con ottimi voti in profitto, ma con pessimi in condotta. È un birichino, diciamo, è un ragazzo a modo suo, un episodio emblematico che forse tutti ricordano. Rompe con un sasso i vetri della scuola ed inseguito dai carabinieri si rifugia da un amico a Colemarmo per più giorni e ritorna dopo che gli animi erano placati. Diversi altri episodi legati alla vita bisentina, ma come si dice, andiamo avanti. Dopo la scuola media, il nonno, con grande sacrificio, incitato dai professori e da amici, lo iscrive alla scuola agraria di Alanno, dove si distingue sempre per la sua diligenza allo studio e per la sua indicibile preparazione. Dopo il diploma, il nonno gli regala una bianchina decappottabile, ed il massimo per un giovane, per Mimì, e via alle conquiste a più non posso, anche perché era un giovane di bell'aspetto, aitante e un Don Giovanni. Diverse sue spasimandi sono caduti ai suoi piedi. Dopo qualche anno convola a giuste nozze con Ivana Massimi e da questo grande amore nasce l'orgoglio della famiglia. Loreto. Altre vicissitudini lo portano ad una vita più travagliata e ingarbugliata che non stiamo qui a descrivere. Era quasi sempre imbronciato, cupo, tetro, come i suoi quadri appesi alle pareti della sua casa, delle sue stanze. Una giornata nera come il suo umore, quella di oggi, 14 gennaio 2005. Il funerale di Cicillo e la scoperta del suo cadavere dell'amico Di Giovanni. Sembra che anche il Signore pianga per i suoi angoscianti pensieri, per il suo non saper vivere, per la sua inutile vita che si adagiava su uno schema a dir poco irrazionale e privo di perché e di per cosa. Come un progredire al contrario, eppure il nostro Di Giovanni aveva delle potenzialità da far invidia a chiunque, non temeva avversari, una dialettica che era musica per le più raffinate orecchie. Non c'era campo dove non si ergeva. Memorabili gli ultimi tempi, il salotto della cantina di Cicillo, è qui che trascorreva, tra un bicchiere e l'altro, la giornata. È bello sempre ricordare e riscoprire il passato, forse significa anche apprezzare il presente, dove si ritrovano meno amici di una volta, dove anche questo paese perde uno dei tanti letterati cultori dell'arte. C'era una volta. Quindi significa allora che c'era del bello, c'era cultura, c'era professionalità, apprezzato ed amato. Io non trovo più le parole per concludere questa breve cronaca. Oggi manchi a quanti ti hanno conosciuto, manchi cioè ai tuoi amici che ti hanno sempre apprezzato e voluto bene per la tua preparazione e cultura della preziosa
collaborazione e colore che hai dato alla nostra piccola mittente, Piccola TV. E a questo punto, ciao Mimì, e ascoltiamoci insieme questa marcia funebre a te tanto cara. Mi capita spesso in questi giorni di stare in piazza e di sentire critiche a più non posso, ora per quella trasmissione, ora per quel personaggio. Oggigiorno fare TV è difficile, ve l'assicuro io che ci guazzo da 20 anni ininterrottamente. Vi prego, non fatemi arrabbiare, soffro di cuore io. È inutile lamentarsi e arrabbiarsi per le cose che vanno male e per le guerre assurde del pianeta Terra. È Natale, ma neanche oggi. Cominciamo noi stessi a trasformare le parole dure e taglienti in parole di comprensione, di perdono, i pugni chiusi in mani aperte, in una carezza, ad una stretta di mano, di amicizia, e sì, le braccia in abbracci di riconciliazioni, e lo sguardo burbero minaccioso in un bel sorriso. Beh, bando alle chiacchiere. TV Bis è lieta di presentare ai telespettatori La vita di Pasqualino Canzi, scritto e diretto dal professor Mimì Di Giovanni. La rappresentazione si è svolta all'interno della Chiesa Madre con grande partecipazione di pubblico che ha molto apprezzato l'opera e la costanza, la passione del professor Di Giovanni. Anche se ci sono state molte anomalie tecniche, e sì. Finalmente, dopo che il maestro Lucio Salini ha profuso impegno e fatica per riportare alla soglia della beatitudine questo seminarista, questo giovanotto, ha trovato grande motivazione e forza interiore nelle profondità dei cuori di tutti i bisentini, e in particolare nell'opera silenziosa e amorevole del nuovo parroco Don Giuseppe Cianciosi, il quale anch'egli si è profuso in enormi sacrifici che forse, eh sì, è per far sì che l'opera trovasse grazia e compimento non solo in chi l'ha scritto, ma anche agli occhi di Dio e in tutta la sua maestosità preghiera di povertà e rifugio di tutte le ricchezze terrene. Questo è quanto ha voluto cantare, dire il professor Di Giovanni. Eh sì, d'altronde capita spesso che è a chiunque nella vita di un uomo che un particolare fatto, un evento, un accadimento rimuovono nascoste passioni e sopite emozioni. Tanto è accaduto al nostro concittadino onorario. Qualcuno dirà, onorati di che cosa? Anche perché lui è nato ad Arsita, ecco perché Mimì di Lupataner. Un semplice mortale osa definirsi, non un onesto lavoratore, anche perché lui non ha mai lavorato. Ma torniamo a noi, è successo proprio così che un giorno nel corso della sua vita diurna monotonia, anche se lui dice che non si è mai annoiato, viene attratto e risvegliato e ispirato, anche se lui in chiesa ci va ogni morto di papa, viene attratto, dicevamo, dal tran tram, da tutto questo bailam, parlare, clamare, declamare di questo santino di Bisenti, Pasqualino Canzi. Anche perché lui, sin da bambino, amava la cinematografia, fare l'attore, sì, recitare. Eh sì, qualcuno dice che ha recitato tutta la vita,
Eh sì, a questo punto io faccio l'uccello del diavolo, l'uccello del malaugurio. Stiamo parlando sempre del professore Di Giovanni. Non diciamo essere protagonista, regista sì. Praticamente nella mente e nel cuore di un non praticante trova posto anche un santino. Infatti un bel giorno lui decide di scrivere un copione sulla vita di Pasqualino. Eh sì, lo scrive per metterlo in scena. Lo sottopone alla visione, alla lettura, alla critica di alcuni amici che apprezzano e dopo poche modifiche, alcuni ritocchi limature venuta dalla critica, anche se lui è anche un critico, pronti via, si parte. No, anzi, si apre il sipario, si va in scena. Nella prima ha raccolto tantissimi consensi, inaspettati per certi versi, ma senza dubbio meritati, visti il prodotto realizzato in pochissimi giorni e con pochi mezzi, tra l'altro non funzionanti, e io, corresponsabile, me ne assumo la responsabilità. Autoscagionandomi, in quanto non si possono fare le nozze con i funghi. Senza dilungarmi troppo, in quanto le parole volano, tutto sommato chissà se a Pasqualino questa rappresentazione sarebbe piaciuta. Forse sì. Complimenti al cast degli attori. Si apre il sipario. Ringrazio e loro la vostra pregevole presenza che costituisce un atto edificante in sé, onora e gratifica noi, indipendentemente dal vostro giudizio, che anche se del tutto negativo noi accettiamo di buon grado. Nel prendere commiato mi rivolgo agli amici, anche se qualche artista, il novello Caravaggio, per farsi trovare mi ha costretto a scrivere a chi l'ha visto. Comunque, signora Lorella, signorina Giuseppina, mio piccolo grande amico e signori tutti, aver trascorso con voi tanto prezioso tempo